Amici miei, bentornati sul canale di Scommesse Matematiche, il vostro Max Matt. Allora, ve l'avevo promesso che saremmo comunque tornati con il video successivo tranquillamente a regalarvi il foglio di calcolo e quindi regaliamo anche questo foglio di calcolo. Come al solito, ci mandate una mail, ci chiedete cortesemente il foglio attuale. E noi ve lo mandiamo nell'arco di massimo di 24 ore, va bene? Anche se è stato anche questo un progetto estremamente faticoso, sono la bellezza di 2 giorni che proviamo a fare simulazioni per verificare che non ci siano errori, e ringraziando il cielo adesso errori non ce ne sono più. Detto ciò, faccio una piccola premessa. Ringrazio innanzitutto gli amici che mi scrivono sui commenti, sulla mail, ma chiaramente un ringraziamento particolare deve andare a chi sta supportando questo canale, non solo con la propria presenza, con l'iscrizione, con le visualizzazioni, ma anche con un supporto economico, con le donazioni, con l'acquisto di un file se un video non può essere, tra virgolette, fornito gratuitamente. Quindi questo ci dà anche la forza, mi dà in questo caso la forza chiaramente per dedicare più tempo, tralasciando altre cose, su questo progetto che mi sembra di aver capito che per certi aspetti può far comodo un po' a tutti, no? Ok, detto ciò, passiamo immediatamente al progetto di oggi. Ve l'avevo promesso sull'ultimo video, ve l'avevo detto, avremmo fatto un progetto particolarissimo sul tema pari e dispari. Va bene? Vi faccio subito vedere una cosa, guardate un po'. Non è uno scherzo come progetto, eh? Mi sembra che insomma c'è molto da creare qua su questo progetto. Ora, a parte questo, altra premessa però, questa tipologia di scommessa basata sulla matematica, chiaramente con un ammortizzatore importantissimo, non è a mio parere adatta ai neofiti. Ok? Chi si approccia, chi ha le prime armi nel settore del betting, nel settore delle scommesse, allorché con mentalità matematica, che è fondamentale, è il mio credo, credo che sia il caso, scusate il gioco di parole, che non utilizzi questa forma. Questa forma è per i professionisti, ok? Lo dico proprio chiaramente, ed è talmente vero che a un certo punto in questo progetto non ci sarà più un vademecum fisso, ma si potranno creare delle variazioni e lì subentra ovviamente la qualità, l'esperienza di chi da anni segue questo settore, che ovviamente, ed è normale che sia, va a mancare a chi si è approcciato da troppo poco tempo. Uno, l'altra cosa è che molti progetti che sono stati creati, che io ho creato, in alcuni casi prevedevano comunque un bankroll, chiamiamolo così, comunque uno stack iniziale, una copertura economica non elevata, altri su alcuni progetti, purtroppo, anche se ci sono delle ottime garanzie, prevedeva un bankroll un po' più elevato e anche questo prevede una copertura non certo di 100 euro, ve lo dico chiaramente. Non perché siano poche 100 euro se si parte da 2 euro, ci mancherebbe, ma sapete bene, non mi stancherò mai e mai di ridirlo, gli eventi matematici e statistici nel medio e lungo periodo creano, anche se raramente, degli eventi stessi che sfortunati, mettiamole così, sfortunati, che prolungano e non di poco i tempi e gli step per chiudere una stringa. Ok, questa è una stringa. Una stringa significa un progetto che deve essere iniziato e deve concludersi con un'economia positiva, va bene? Detto ciò, fatta questa analisi, io ribadisco una cosa, il file è gratuito, non ci sono problemi, però
chi può, chiaramente capisco il periodo storico, capisco chi può fare donazione e poi ovviamente in calcio in basso nelle descrizioni del video ci sono riportati come al solito anche no, i riferimenti per le donazioni, che è poi una PayPal, chi può supportare questo progetto, questo canale, io intanto dico grazie, ovviamente, va bene? Detto ciò, andiamo avanti. Allora, perché è definita scommessa di bilanciamento alternato pari e dispari? Perché sappiamo bene che mediamente noi abbiamo il 50% di possibilità che all'interno di una partita, di un evento, esca un pari, come abbiamo il 50% di possibilità che esca un dispari. La realtà è già su un video precedente, io ne parlai. Le statistiche prevedono che normalmente alla fine, calcolando 1000 partite, facciamo un esempio, più o meno il 51% delle volte esce un pari e il 49% un dispari, se non fosse per altro che c'è un 7% di possibilità matematico che una partita termini 0-0, cioè con il punteggio iniziale di partenza, e noi sappiamo che lo 0-0 come fase di partenza è un pari. Questo giustifica quella piccola percentuale in più di possibilità che alla fine, nel lungo periodo, escano più pari che dispari. Quindi a quel punto chiaramente noi tutto questo tema che andremo a costruire sarà impostato sul segno pari. Benissimo, andiamo avanti. Allora, come al solito sapete che io mi applico con i colori, e sapete benissimo, almeno più attenti, che quando vedete una cella, una casella col colore giallo, si sta a identificare che è una casella con cui voi andrete ad interagire, ok? Le altre caselle con differenti colori si muovono in autonomia, va bene? Se no non serve un calcolatore, giustamente, qualcosa dovete fare pure voi. In questo caso chi ama, tra virgolette, e chi lo fa a livello professionistico, come vi dicevo, apprezzerà tantissimo questo sistema, perché c'è un'interazione molto ampia, ok? Un'interazione molto ampia e anche soggettiva, e andremo a vedere il perché. Allora, cominciamo. Ovviamente si parte da questa fase, no? Ma questa l'abbiamo messa tutte attive, ok? Allora, step 1. Benissimo, abbiamo lo step 1 e abbiamo soltanto un'area che si intende che noi andremo semplicemente a fare un investimento su una partita, quindi quest'area da passiva, seguite bene, diventa attiva. Vedetevi questo video più di una volta, insomma fate tante simulazioni anche a chi lo fa in forma professionistica. Chiaramente metteremo qui dentro una puntata, ad esempio mettiamo 2 euro, e vi consiglio 2 euro perché è già più che sufficiente nel lungo periodo. Poi è chiaro, se uno c'ha 20.000 euro da parte, per carità di Dio, può partire pure da 5 euro, no? Ok, andiamo a cercare il nostro coefficiente. Allora, nel 90% dei casi sappiamo bene che il coefficiente che ci verrà dato è per il pari è pagata a 1.8, questa è la media, però mi è capitato qualche volta di trovare 1.85, 1.90 su qualche altro bookmaker, ok, ma oggi per comodità lavoriamo sempre sul 1.8. però perché c'è questo memo? Perché può capitare che una certa partita X il pari venga pagato a 1.85, è giusto che voi ve lo ricordate. In questo caso mettiamo 1.80, questo è il nostro memo, ok? Cosa ci dice lui? Ci dice, al momento, giustamente, hai fatto un investimento totale di 2 euro, eccole qua, giusto, no? E siccome la partita ancora non è stata giocata, al momento tu sul tuo bankroll, sul tuo conto, c'è meno 2 euro, giustamente, hai perso, cioè, da 100 euro che c'avevi ce n'è 98, quindi è molto chiaro, no? Quindi è aggiornato per quella che è la situazione. Allora, nel caso in cui la partita su cui noi siamo andati a scommettere ci abbia dato un risultato di numero di gol pari, noi ovviamente abbiamo preso la giocata. Prendendo la giocata, il nostro memo ci ricorda che era pagata 1.8, lo dice, ma che mica sono rincoglionito, però quando poi arriverete in queste fasi forse è meglio che un memo me lo mettete, ok? Quindi noi andremo, che cosa? Andremo a confermare in questa casella cosa? Il coefficiente che ci ha portato il risultato a buon esito, quindi era un 1.80, e lui ci dice, qui metteremo un sì, cioè che l'esito è stato positivo, e ci dice esito 3,60 euro, giustamente, ovvero esito totale, cioè il netto finale è di 1,60 euro. Quindi noi abbiamo investito 2 euro, chiaramente ne abbiamo vinte 3,60, ma le 3,60 ci togliamo l'investimento e ci dice, guarda, sul conto adesso da 100 euro ce n'è 101,60, ok, 1,60 euro netto,
Fine. Cosa accade in questo caso? Noi abbiamo vinto e ricominciamo una nuova avventura dallo step 1. Intanto qui di lato, come potete vedere, vi ho messo una cosa, un piccolo calcolatore, ma proprio basico, che insomma, proprio pure mia figlia piccoletta cosa fa, dove praticamente mettiamo uno storico, creiamo uno storico di tutte quelle volte che chiudiamo, per avere un'idea di quanto andiamo a incassare. Soprattutto questa idea nasce anche dal fatto che noterete che questo sistema effettivamente più si alzano le necessità di rientro negli step successivi, più proporzionalmente e pariteticamente anche gli utili saranno più alti, ok? Questo sì. Allora, nella stringa 1 noi abbiamo incassato, e lo scriviamo, 1,60 € netto, giusto? Ovviamente lui ci dice in totale sono 1,60 €. Quando faremo una seconda stringa, andiamo a chiudere al primo step, al secondo, al terzo, al quarto, ci dirà hai vinto 4 €, mettiamo 4 €, lui ci dice guarda, fino adesso facendo il tuo storico ci dice che fino adesso questa metodica l'hai usata 2 volte e ti sei messo in tasca fino adesso 5,60 €. Questo vi serve anche per darvi poi a voi nel tempo, qui la rifate nuovamente, quindi arrivata a 10 si chiude una storia totale, ok? Si ricomincia da capo. È molto utile, perché io direi di partire sempre per le prime 10 avventure che andiamo a fare sempre da 2 €. Arrivata a queste noi avremo un calcolo medio di un utile e ci renderemo conto se possiamo tentare di iniziare ad investire dalle 3 € o se è il caso di mantenerci sulle 2 €, ok? Questi sono più calcoli, ribadisco, che servono comunque nel lungo periodo, però ce l'avete, ve l'ho messo più di una volta, così ci avete tutto sotto mano, insomma potete fare decine e decine di giocate, c'è state 2 anni qua. Ok, detto ciò, però facciamo caso che invece, questa è la parte che vi interessa di più come al solito, giustamente, che le cose siano andate male, cioè che questa partita che abbiamo preso, su cui abbiamo investito le nostre 2 € in questo caso, non sia andata a buon fine. Lui ci ricorda che il coefficiente era di 1,8, però purtroppo non l'abbiamo presa, non prendendola giustamente, qui non possiamo scrivere 1,8, cioè se non l'abbiamo presa noi non possiamo confermare il coefficiente su cui abbiamo puntato, metteremo bensì 1,0 chiaramente, cioè purtroppo il coefficiente su cui abbiamo tentato di avere una partita che termini con un numero di gol pari non si è realizzato. Mettendo 0, qui metteremo no, cioè l'esito è negativo, ci dice incasso 0 chiaramente e ci conferma che a questo punto noi abbiamo un gap di 2 €. E come sapete benissimo, è come la logica, no? ci supporta, non possiamo fare altro che passare uno step 2. Nello step 2 qui vedete che si sono formate 2 aree, ok? Anche perché sapete bene che se il coefficiente è 1,8, se io giocassi la stessa quantità di denaro non riuscirei a recuperare l'investimento attuale più il gap dello step precedente. Cosa viene fatto in questo caso? Siccome a me non piace andare a tentativi e a fortuna, dobbiamo creare già una fase ammortizzata. Allora, che cosa si fa? Si creano 2 aree, area 1 e area 2. Quindi andremo fondamentalmente a sceglierci 2 partite, ok? 2 partite, non lo so, dite voi, Monaco contro Bayer Leverkusen, Barcellona contro Real Madrid, ok? Tutte e due il pareggio lo pagano a 1,8 e noi lo mettiamo nel nostro memo, ok? Lo scriviamo qua. Queste 2 stringhe le attiviamo, come potete vedere, diventa attiva, dobbiamo inserirlo. E già ci dice lui, mentre qui noi potevamo interagire con la puntata di base, lui ci dice no, adesso tu non devi modificare assolutamente nulla, in questo caso tu devi fare 2 investimenti, ognuno di 2 €, chiaramente se avessimo iniziato con 5 €, qui ci avrebbe scritto 5,5, quindi segue ovviamente l'investimento iniziale, va bene? Allora, chiaramente anche in questo caso, metti che abbiamo sbagliato la prima, però poi entrambe le partite vanno a terminare con un numero di gol pari, noi confermiamo il nostro coefficiente qui, confermiamo il nostro coefficiente qui mettiamo un bel sì, ok, e qui mettiamo un bel sì. A questo punto lui ci dice, guarda che hai incassato 1,20 €, cioè hai recuperato questa somma precedente, hai coperto chiaramente le fasi di investimento e hai avuto un attivo di 1,20 €. Qualcuno potrebbe dire, così poco, calmi, perché è fatto apposta, perché dopo se si va avanti i guadagni diventano pure dei 20, 30, 40 €, però capite pure che
non investire 2 euro, no? Quindi andiamoci piano. Ok, mettiamo che le cose non siano andate a genio, nel senso che una l'abbiamo presa e una non l'abbiamo presa, perché ci sta, no? Su 3 partite, calcolando che abbiamo il 50% di possibilità, diciamo siamo stati sfortunati. Una ce l'ha andata bene, l'altra no, allora che ne so, questa è andata bene, ok, lasciamo il sì, questa è andata male, quindi se è andata male qui togliamo il coefficiente come risultato finale, perché purtroppo non l'abbiamo presa, mettiamo uno 0, qui metteremo no. Questi sì e no in realtà ci serviranno nel lungo periodo per capire quante volte è uscito sì e quante volte è uscito no, perché a un certo punto, come vi ho detto, sarà la qualità del professionista ad intervenire. Quindi lo so che questo discorso sta allettando qualcuno in particolare, ne sono contento. Andiamo avanti. A questo punto lui ci dice: guarda che purtroppo è vero che una l'ha presa e l'altra non l'ha presa, c'è pure il gap antecedente, al momento stai di 2,40 euro sotto. Ok, vi dico fin da adesso che proseguendo lui farà degli arrotondamenti, cioè non ti scriverà che il tuo utile è di 8,20 o di 7,80, che scriverà 8 chiaramente, o il tuo gap invece di essere di 6,10 euro ti scriverà 6 euro. Ok, cioè ci saranno degli arrotondamenti, perché poi a noi non interessa i 10 centesimi più 10 centesimi in meno, questo è chiaro, non ha senso questo. Ok, allora andiamo avanti. Step 3, base 6. Ok, qui già ci dice: guarda, torna ad un unico evento. Lo sapete perché? Perché per essere arrivati qua, come minimo ne avete sbagliate 2 su 3, o ancora peggio, potreste averne sbagliate tutte e 3, giusto? Quindi a questo punto lui che cosa vi dice? Vi dice: guarda, adesso giocane una, perché siccome nel calcolo delle probabilità la fortuna ti ha girato le spalle, e teoricamente per un equilibrio nel lungo periodo dovrebbe uscire il tuo segno, teoricamente. Quindi in questo caso si tenta una sortita diretta, cioè quella ad area 1, come avevamo fatto all'inizio. In questo caso lui ci dice quanto dobbiamo puntare, noi troveremo la nostra partita che sarà pagata, se mettiamo sempre un 80, ve l'ho detto, facciamo così, a un 80. Il coefficiente, ok, la partita è andata a segno, abbiamo preso un numero di gol pari, metteremo sì, l'abbiamo presa, e qui metteremo 1,80, ok, qui metteremo attivo, e lui ci dice: guarda, finalmente hai chiuso tutto, ti sei messo in tasca 2 euro netti, va bene? Quindi tu queste operazioni potreste farle comunque ripetute in contemporanea, creando più stringhe, però io in primi tempi vi consiglio di andarci piano, perché fra un po' diventa abbastanza complessa se le cose non vanno bene, no? Sapete che io su quello lavoro tanto. Ok, mettiamo che le cose sono andate male, ok, io qui metto no, è andata male, giusto? Ok, quindi qui metterò 0. Oh, qui comincia un discorso, anche se ancora abbastanza semplicistico, di chi capisce un po' di più di percentualistiche, di chi è un po' più avvezzo nella materia. Ok, andiamo avanti, andiamo allo step 4. Lui ci dice: guarda che al momento, siccome hai perso pure questa, hai un gap di 8 euro, giusto? Vai allo step 4. E qui ci dice: guarda che la base di investimento deve essere di 21 euro. Cavolo. Ora, la base di investimento di 21 euro, chiaramente, deve essere però divisa su due aree. Ok? Ora, qui in realtà è una scelta vostra. Vi faccio un esempio. Metti che le abbiamo toppate tutte e quattro. No, 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 no. Ora, chiaramente, avendone sbagliate quattro, ci saranno molte più possibilità, ma questo non è una certezza, attenzione. Però, oggettivamente, che esca una partita con gol pari. Quindi uno potrebbe attivare solo un'area e questa tenerla passiva, questo vi serve sempre per lo storico, e dire: no, guarda, io metto 21 euro qua dentro, punto, via, tac. Ok, lo dovete proprio scrivere voi, chiaramente. Metto 21 euro, basta, punto. Me la rischio, perché ho trovato il coefficiente a 1,8. Se va bene, ovviamente confermeremo il coefficiente 1,8, metteremo sì, yes, tutto fantastico. E ci dice: guarda, hai chiuso tutta la stringa, ti sei messo in tasca 8 euro nette. Bene, eravamo partiti da 2 euro, adesso chiudendo in 4 step ne abbiamo guadagnate 8, è come se avessimo guadagnato mediamente 2 euro a step, ok? Quindi ha un senso il tempo dedicato. Oppure, se qualcuno dice: no, io non mi sento sicuro, perché comunque, come in questo caso, una l'abbiamo presa, una su 4, dove sta scritto che non sia una su 5, nel senso che sbaglio anche questa, allora che cosa si fa? Guardate,
rimettiamo 1-0 qui, qui intanto leviamo il, riportiamolo così a base, ok? Qui mettiamo, no, ok. Allora, attiviamo entrambe le giocate. Ora, attivando entrambe le giocate, noi dobbiamo investire in totale, quindi seguitemi bene, 21 euro. 21 euro è un numero disparo. Se io dovessi dividere questa somma al 50% di qua e qua, dovrei scrivere 10,5 e 10,5. Io sfido qualsiasi bookmakers che accetta il 10,5. Normalmente la virgola non l'accettano. Almeno quelli che, con cui io interagisco, ok? In questo caso ovviamente calcoleremo questo come 22, no? Cioè una somma pari, la prima somma pari in eccesso del numero che ci è stato dato. Quindi essendo 22 io qui metterò 11 e qui metterò 11, nulla più. Facciamo finta che sono usciti due partite che effettivamente sono uscite con un numero di gol pari, ok? Quindi andiamo a confermare gli esiti, abbiamo trovato anche qui una partita a 1,80, confermato, mettiamo il sì. Ora ci dice: guarda, hai incassato 9 euro, in realtà abbiamo incassato un po' di più rispetto alle 8 euro quando ne abbiamo giocata una, perché ovviamente con l'arrotondamento in realtà abbiamo investito anche un euro in più, quindi abbiamo incassato 9 euro pulite, la storia è finita. Mettiamo che ne abbiamo presa come al solito solo una e a una non l'abbiamo presa, mettiamo no, cancelliamo il coefficiente e a quel punto andiamo allo step 5, va bene? Lo step 5 ci dice: guarda, adesso devi investire 27, va bene? 27 devono essere investite su tre aree, se volete, oppure su due aree, se volete, o addirittura su un'area, se volete. Nel caso che qui ci sia sempre andato male, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Forse qui non avremmo avuto un 27, avremmo avuto un 40, no? Perché non abbiamo preso neanche quelle petecchie che abbiamo preso qua. Tu puoi scegliere, in base quindi a uno storico, un calcolo di percentuali, ma anche in base al tuo bankroll, ecco perché già entriamo in un mondo, cioè non bisogna rischiare, chi è professionista sa fino a dove si può muovere o meno. E voi scegliete quindi come suddividere questo investimento. Va bene, facciamo che ci sta andando male in generale, io comunque preferisco aprire tre aree, non mi fido perché comunque il mio bankroll non è elevatissimo, quindi bene o male se ne gioco tre, capace che una, due le prendo, non vado in attivo, però il mio gap neanche diventa così esoso, ok? Uno deve fare anche questi ragionamenti, giustamente. Ok, io le attivo tutte e tre. Aspettate, vedete che succede fra un po', Lo so che è stato aspettare che arriviamo qua, Dice che cavolo hai combinato Max. Ok, andiamo avanti. Io attivo tutte e tre, va bene? Ora, attivando tutte e tre, io trovo tre partite sempre perché mi pagano il pari a 1,80, lo inserisco, benissimo. E le 27 le devo dividere su 3, vabbè, 27 su 3 fa 9, insomma, quindi non è che ci vuole Einstein come il logo del nostro canale. Einstein, ok, e ovviamente ci dice ok, 9, 9, 9. Io adesso diciamo andiamo un po' a riequilibrare quella che è la realtà delle cose. Noi stiamo ovviamente alla fine, fino adesso abbiamo avuto un numero di partite con esito di gol pari inferiore ovviamente rispetto a quello di gol dispari. Facciamo che due le prendiamo e una la sbagliamo, ok? Quindi questa l'abbiamo presa, scriviamo sì, questa presa, esito positivo, questa l'abbiamo presa, eccolo qua, esito positivo, e questa no, non l'abbiamo presa, quindi non posso confermare in quest'area il coefficiente perché non l'abbiamo presa. Lui ci dice: guarda che sta ancora sotto di 5 euro, e ci dice step 6, devi investire 13 euro. A quel punto io posso dire ok, che faccio, divido queste 13 euro per tre aree, che poi sarebbe 5-5-5, perché se fosse 4-4-4 farebbe 12, quindi sono costretto ad andare in eccesso, dovrei fare 5-5-5. Dico no, ma sai che c'è, ma non mi conviene a sto punto. Sono 13 euro, ma facciamo un tentativo con una sola area. Quindi mi metto una sola area, sto facendo quello che poteste fare tutti, Inserisco direttamente 13 euro, trovo una partita a 1,80, questi non li attivo, quindi non li attivo, va bene? Rimangono passivi, non li attivo. Mi dice male, ok, mi dice male, lascio il no, qui non metto niente, mi dice guarda, mo stai a 18 euro,
Qui mi dice: guarda, adesso ne devi investire 46. E allora a quel punto dico: fermate, comincia a diventare pesante la cosa. Conviene che le vada a dividere. Qualcuno potrebbe dire 46, ok? Come faccio a dividerlo per 3? Sapete, dovrei, qui mettiamo 16, 16 e 16, perché se mettiamo 15, 15 e 15 fa 45. Se ci avete in dubbio, andate qua, ho fatto il mini calcolatore, 46 diviso 3 e ci dice 15, ok? Ah già, perché qui me lo riporta in difetto, me lo riporta, ok? Allora sì, mettete anche 15, 15 e 15, non cambia niente, tanto andate inutile, perché parliamo di pochi centesimi. Quindi mettiamo 15, 15, 15, ok? Qui ci è andata male un'altra volta, cerchiamo di andare in riequilibrio, a riequilibrare la situazione. Troviamo tre partite, quindi attiviamo qua, ragazzi, sennò giustamente dobbiamo attivarli perché per lo storico ci servirà per capire nel lungo periodo come vanno le cose. Va bene? Mettiamo i coefficienti 1.8, 1.8, 1.8, va bene? Questa l'abbiamo presa. Sì, questa non l'abbiamo presa, questa l'abbiamo presa. Ok, siamo sempre in percentualistica quasi al pari, diciamo, delle giocate tra le vinte e le perse. Ok, qui confermiamo l'1.8, qui confermiamo l'1.8, al centro non confermiamo niente perché lei se n'è andata a buon fine, ci dice: guarda, stai sotto di 9 euro. Ok? Stai sotto di 9 euro. Ok, qui ci siamo. Ora, lui che cosa ci dice? Oh, ci dice: devi reinvestire 23 euro. Ma se andiamo avanti così facciamo notte, anche perché dovete partire dal presupposto che a un certo punto queste somme potrebbero essere anche più alte, quindi dobbiamo trovare un sistema di ammortamento diverso. Allora, devo investire 23 euro. Ok, qui sono state create, e questa si chiama scommessa di bilanciamento pari e dispari. Questa era la scommessa di bilanciamento alternato, ok? Alternato, capite perché? Perché create voi un tot di possibilità, una, due, quindi va ad essere alternato in base a quante partite sono andate a vostro favore e quante a vostro sfavore, va bene? Qui in parte, e qui, no, qui subentra chiaramente sia il bankroll, sia un fattore storico e soprattutto anche un fattore di intuizione, e l'intuizione la si crea nel tempo, questo mi pare abbastanza chiaro. Ecco perché vi ho detto anche all'inizio, non credo che sia un file attuabile per tutti. Poi anche i neofiti, se vogliono, me lo chiedono, io glielo do, però non mi prendo responsabilità, francamente. Giusto, no? Ok. Adesso vediamo una cosa. Lui mi dice: 23 euro, questo è il mio debito. Io posso smaltire, dividere queste 23 euro in 10 partite. Facciamo un esempio. E qui metto 23, giustamente. Lo divido per il numero di aree, voglio farne 10, e lui mi dice: guarda che devi giocare 2 euro ad area, ok? Questo è il calcolo che fa lui. Questo calcolo che fa chiaramente si basa sul fatto, come dire, di mandare poi i numeri in arrotondamento in eccesso e in difetto, va bene? Però molti vorrebbero dire: ho capito, ma posso mettere 2 euro a partita per 10 partite? È vero che nel momento che ne prendete 5 o 6, il vostro gap chiaramente tende ad abbassarsi, ma non solo. Il vostro obiettivo sarà quindi piano piano ripulire le aree. In che modo? Facciamo un esempio, però facciamolo più semplice, non diventiamo matti, dai. Ok, mettiamo che facciamo 4 colonne, va bene? O sfruttiamo solo le prime 4 in questo caso, quindi questa l'attiviamo. Questa l'attiviamo. Questa la attiviamo e questa la attiviamo. Quest'altra non le vogliamo sfruttare, va bene? Ci dice: guarda che ogni colonna deve essere di 6 euro. Andiamo qua, scegliamo 6 euro, scegliamo 6 euro, scegliamo 6 euro e scegliamo 6 euro, va bene? Ora, i coefficienti sappiamo quanti sono, qui non ho riportato il memo, sennò veramente non finiva più. Facciamo finta che 2 ne abbiamo prese e 2 no, va bene? Quindi abbiamo preso facciamo per comodità la terza e la quarta a livello ottico, Questa l'abbiamo presa e questa l'abbiamo presa, va bene? Qui confermiamo quindi il nostro coefficiente perché abbiamo preso a 1.8 e questo a 1.8. Ora il nostro calcolatore ci dice: guarda, al momento stai ancora sotto di 12 euro. Ok, siamo sotto dei 12 euro. Vabbè, basta saperlo. Ok,
Che facciamo? Lui ci dice: guarda, devi fare un investimento a base 12, ok? Allora noi dobbiamo andare avanti e continuare a seguire i suoi, possiamo farne 2 da 6, 4 da 3 e così via. A un certo punto questo gap si concluderà con un attivo, ok? Quindi andremo avanti, guardate un po'. Avete varie possibilità, potete dividerlo per 8 giocate, per 3 giocate, per 5 giocate, cioè prendete in considerazione quello che vi serve. In questo caso, ad esempio, aspettate, in questo caso stavo dicendo, ad esempio, qui c'è stato un piccolissimo errore. Aspetta, eccolo qua, giusto, piccolissimo errore. Ecco, infatti mi sembrava strano. Eccolo qua, corretto subito. Allora, lui ci dice che il gap è di 12, dovete reinvestire 15 euro. Scusate, c'era un piccolo errore matematico sulla stringa. Non so perché, comunque, ovviamente viene tutto rivalutato poi. Adesso, ritorniamo un attimino qua, però queste due noi non le abbiamo chiuse, giusto? Ci siamo, no? E quindi queste due ci hanno creato questo gap. Ora ci dice che sono 15, noi potremmo fare che cosa? 5, 5, 5. 15 oppure 3 3 3 3 3, ok, o 4 4 4 4, sono 16 come euro, però non importa, però quindi, a parte che quindi le puntate devono essere comunque identiche, quindi scegliete voi in base sempre allo storico. Lo storico ci dice qui ne avevamo 4 attive, 2 a favore e 2 contrarie. Qui sull'ultima stringa ne abbiamo azzeccate 2 e una no. Qui invece tutte e tre l'abbiamo, no, ne abbiamo attivata una sola, mi pare, no? Sì, l'abbiamo sbagliata. Qui ne abbiamo attivate 3, 2 a favore e una contro. Qui una a favore e una contro. Qui contro, qui a favore, qui contro, qui contro. E crei, ovviamente te le vai a segnare e capisci a livello statistico di bilanciamento quello che sta accadendo. E quindi decidi anche se giocare un numero disparo di aree, se farne una, se farne tre, se farne 10 in base al budget che ti sei creato. Puoi fare quello che vuoi, ok? Però qui subentra oggettivamente, sì, un file che ti permette di interagire benissimo e ti permette però soprattutto di capire tu, in base al tuo budget, in base a quello che è lo storico che si sta creando e in base alle intuizioni, ovviamente, cosa è giusto fare. Quindi è il primo file che non è tra virgolette a schema chiuso come normalmente faccio. Ci vuole un po' di preparazione, bisogna essere un po' svegli tra virgolette, siamo tutti svegli, però qualcuno è più sveglio di un altro, non perché è più intelligente, perché forse sono 10 anni che si applica in certi settori con la giusta mentalità, al contrario di un altro che non ha avuto ancora il tempo di farlo, e quindi è normale che sia così. Allora, questa è la situazione. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, date, mettete un bel like. Chi non ha ancora attivato la campanellina, attivasse questa campanellina. Se avete qualche amico, fatevi iscrivere al canale. Vi rinnovo, se è possibile, chiaramente, senza impegno, ma se è possibile, anche un supporto a questo canale che, se vive e se vivrà, è grazie a voi, chiaramente, alla vostra presenza e anche ai vostri aiuti. A me YouTube non mi dà un euro, chiaramente, quindi la situazione è questa. Va bene, cari, e Max vi mando un abbraccio come sempre. Ho aperto Telegram, però ancora non ci conterà nessuno, ok, dovete aspettare un attimino, perché un caro amico della community, ancora non faccio neanche il nome perché mi deve dar via libera lui, comunque uno tra di voi è stato così carino di mettersi in contatto con me per mail, fornirmi anche un suo recapito, perché vuole gratuitamente, insomma, dare una mano a sto progetto, no? Quindi, siccome ha delle ottime capacità informatiche e grafiche, mi darà comunque in questo caso un aiuto. Sappiate che io lo chiederò anche ad alcuni altri di voi con cui si sta creando comunque un bel feeling. Un'ultimissima cosa, perché tanto poi se no si capisce, quindi non devo nascondere niente. Se andate sul canale, sulla parte delle informazioni del canale, qualcuno ci ha fatto già caso e me l'ha scritto, dice: ma che trasmetti dalla Spagna? Ha fatto sì, perché c'è scritto, non è che mi da un venta niente.
Sì, effettivamente, io sono 6 anni, io ogni giorno, ogni volta che faccio un video vi racconto qualcosa da me, 3 figli, sposato, qua, ok. Sono 6 anni che io vivo alle Canarie, a Tenerife, ok? Sono ben 6 anni ormai che sono uscito dall'Italia, perché ottimo imprenditore direi, non per vantarmi, ma avevo creato una cooperativa che dopo un anno aveva oltre 100 soci lavoratori, insomma, proprio rincoglionito non sono. Però avendo a un certo punto visto le malparate di quello che stava accadendo e qualche albergo che non ti paga, sai come funzionano certe situazioni, no? Ho capito quello che era l'obiettivo dei nostri governanti anche a livello europeo. Ho detto: senti, prima che ci andiamo ad ammazzare tutti, fammi pagare gli stipendi a tutti e chiudiamo la cooperativa, perché cioè, io almeno me ne vado con la presidente, poi fate come vi pare, perché i chiari di luna non sono buoni, chiaro. E ho preso la famiglia e me ne sono andato alle Canarie, fine, a rifarmi un'altra vita. Sono felice di questo, sto bene, quindi era solamente per farvi sapere un'altra cosa di me. Ragazzi, un grande abbraccio da Max Matt, da Tenerife.